Oggi pomeriggio alle 15 al Savini di Notaresco, città di Teramo affronterà l'Avezzano in un derby acceso che si annuncia combattuto. Il Teramo alla ricerca della prima vittoria in campionato. Pomante, lo sentiremo poi, ha dichiarato, vuole questa vittoria a tutti i costi, però anche l'Avezzano, che ha 0 punti in classifica, è un avversario motivatissimo, ha esonerato Pagliarini in settimana e lo ha alternato con Sandro Pocchesci, quindi sarà un avversario ostico, difficile da superare. Per quanto riguarda la formazione, Pomante qualcosa cambierà, potrebbe esserci il rientro di Pepe in difesa, forse no, in attacco forse D'Egidio con Touré alle spalle di Galesio, il tecnico ha annunciato qualche cambio, in panchina però potrebbe esserci la prima convocazione per Messori, ma non è ancora pronto, il giocatore non ha ancora autonomia di 15 minuti sulle gambe, per cui se non sarà convocato Messori sarà convocato Bustos, l'attaccante, ma anche lui si è fermato in settimana, quindi tutto un po' da vedere. Ma ora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico Marco Pomante. Noi la vogliamo fortemente, ci siamo preparati in settimana alla grande, l'atteggiamento dei ragazzi è quell'atteggiamento importante, una squadra che è consapevole del momento, però consapevole anche delle proprie qualità. Sappiamo che è una parte difficile perché incontriamo una squadra che viene da un cambio di allenatore, e quando c'è un cambio di allenatore parte quella scossa mentale da parte dei giocatori, quindi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo sottovalutare adesso il momento dell'Avezzano, perché di fronte troveremo una squadra con giocatori secondo me forti per la categoria, abituati a questo tipo di situazioni, e quindi è una partita sicuramente difficilissima.